È stato un viaggio lungo. Per le prime 2 ore abbiamo fantasticato sul perfetto matrimonio a Las Vegas. Vorrei capire se è davvero facile come dicono, sposarsi a Las Vegas, all'ultimo minuto come Ross e Rachel. Lo stai cercando su Google, vero? Le ho domandato posando una mano sulla sua coscia. Dalle parti di Boise, nell'Idaho, abbiamo fatto una sosta per mangiare qualcosa e fare rifornimento. Tessa si era appisolata e quando mi sono fermato nel parcheggio dei camion l'ho scossa delicatamente. Cosa, siamo già a Vegas? Ha scherzato, sapendo che non eravamo neppure a metà strada. Siamo scesi dalla macchina e l'ho seguita in bagno. Uscendo dal bagno ho trovato Tessa con le braccia piene di snack, patatine, cioccolata. Mi sono soffermato per un momento a guardare la donna che avevo davanti. La donna che di lì a poche ore sarebbe diventata mia moglie. Mia moglie. Dopo tutto quello che avevamo passato. Dopo aver combattuto per tanto tempo su un matrimonio che nessuno dei due pensava sarebbe arrivato davvero. Stavamo andando a Las Vegas a sposarci. A 23 anni. Stavo per diventare il marito di qualcuno. Sì, beh, si era messa quei pantaloni. Proprio quelli. Quei pantaloni da yoga. Voleva cambiarsi in albergo. Non avrebbe indossato un abito da sposa, come avevo sempre immaginato. Ti sta bene non mettere l'abito da sposa? Come ti viene in mente? No, niente, Tessa, curiosità. Pensavo che dovrai rinunciare al matrimonio come di solito se lo immaginano le donne. I fiori e tutto il resto. Fiori, ma ti pare? E Landon? Tua madre e David? Non vuoi che ci siano? Già, Hardin, sì, ma non è la stessa cosa, io... Siamo andati alla cassa e capivo cosa stava pensando. Landon e sua madre dovevano esserci per forza. Vuoi ancora che andiamo? Sai che puoi dirmelo, piccola. Possiamo aspettare. No, no, io lo voglio, Hardin. Ma non mi sembrava giusto. Sapevo che lei voleva sposarmi. Volevo passare il resto della vita con lei. Ma non mi andava di iniziare in quel modo. Volevo che ogni cosa fosse perfetta per la mia Tessa. Perciò, mezz'ora dopo, quando si è riaddormentata, ho fatto inversione e l'ho riportata a casa di Ken. Appena si è svegliata, sorpresa ma non arrabbiata, si è slacciata la cintura di sicurezza, si è seduta sopra di me e mi ha baciato tra le lacrime. Dio, Hardin, come ti amo! Siamo rimasti in quella macchina per un'altra ora. E quando le ho detto che volevo che Smith lanciasse il riso al nostro matrimonio, è scoppiata a ridere. Ho continuato a lavorare la Vance a New York perché avevo bisogno di soldi. Hardin si è trasferito a New York con me. Andavo molto fiera della mia laurea, però lavorare in quel settore non mi interessava più. Non smetterò mai di amare i libri. Stavo ancora cercando la mia strada. Volevo prendermi tutto il tempo necessario e assicurarmi di scegliere ciò che mi avrebbe resa felice. Per la prima volta mettevo la mia felicità davanti a quella degli altri. Ed era una sensazione bellissima. I rapporti tra Hardin e mia madre erano molto più distesi. Lei non l'avrebbe mai trovato simpatico. Ma negli ultimi anni aveva imparato a rispettarlo come non avrei mai creduto possibile. Da più di un anno tentavamo di avere un figlio. Tessa conosceva le probabilità. E anch'io sapevo che era difficile, come era sempre stata difficile ogni cosa per noi. Tra visite mediche e tabelle di ovulazione speravamo ancora. Scopavamo e scopavamo e facevamo l'amore a ogni occasione. Landon e sua moglie aspettavano una bambina che sarebbe nata 3 mesi più tardi. Ho asciugato le lacrime di Tessa mentre organizzava la festa per il lieto evento. Era una mattina come tutte le altre. Tessa è entrata in casa travelata, ancora in tuta da ginnastica,
Paonazza e spettinata a causa del vento freddo di marzo, tornava dalla solita passeggiata verso casa di Landon. Ma sembrava preoccupata e mi sono spaventato. Ardyn, guarda qui, ha detto infilando una mano nella tasca della giacca e tirando fuori un bastoncino. Avevo visto troppi test negativi nell'ultimo anno per sperare ancora. Sì. Sì. Ne sei sicura? Sì, certo. L'ho messa a sedere sul bancone, ho posato la testa sulla sua pancia e ho promesso a quel bambino che sarei stato un padre migliore dei miei due. Il padre migliore della storia. Tessa si stava preparando per la nostra uscita a quattro con Landon e sua moglie. Un suono disumano veniva dal bagno della nostra camera. Sono scattato in piedi e mi sono precipitato lì. Ardyn! Ho aperto la porta e l'ho trovata seduta a terra accanto al water. Gli slip erano a terra, pieni di sangue. Mi sono messo in ginocchio accanto a lei, ho preso il suo viso tra le mani. Andrà tutto bene. Il tono di voce del medico all'altro capo della linea e lo sguardo negli occhi di Tessa hanno confermato i miei timori. Mezz'ora dopo abbiamo avuto una risposta. Ci hanno detto con molta delicatezza che Tessa aveva perso il bambino. Quella sera, quando siamo tornati a casa, le ho ricordato quanto l'amavo, che madre straordinaria sarebbe stata un giorno, e lei ha pianto tra le mie braccia finché si è addormentata. Mentre dormiva, sono andato nella stanza del bambino, ho aperto l'armadio e mi sono messo in ginocchio per terra. Era troppo presto per sapere il sesso del nascituro, ma negli ultimi 3 mesi avevo raccolto alcuni oggetti. Non potevo permettere che lei li vedesse. Mi sarei sbarazzato di tutta quella roba e avrei smontato la culla mentre lei dormiva. Al mattino Tessa mi ha svegliato con un abbraccio. Ero sul pavimento della cameretta ormai vuota. È rimasta lì a terra con me. 10 minuti dopo ho sentito vibrare il telefono in tasca. Ho letto il messaggio e mi sono chiesto come avrebbe reagito Tessa alla notizia. Eddie sta arrivando. L'ho abbracciata più stretta e lei ha sorriso. Un giorno saremo genitori. Ho promesso alla mia ragazza, mentre andavamo all'ospedale, per dare il benvenuto alla nostra figlioccia. Avevamo deciso di prenderci una pausa dai tentativi di concepimento. Era inverno, lo ricordo bene, quando Tessa è entrata saltellando in cucina. L'ho baciata sul collo e lei ha sospirato. Ciao, piccola. Ciao, paparino. L'ho guardata perplesso. Aveva detto quella parola in tono provocante e mi stava accarezzando le cosce. Paparino, eh? Non nel senso che pensi tu, pervertito. Dandomi uno schiaffetto sul rigonfiamento dei pantaloni. Vedi? Si è messa una mano in tasca e ha tirato fuori un pezzo di carta. Cos'è? Stai proprio rovinando il momento. Esame delle urine positivo. Merda. Merda? Ho paura di emozionarmi troppo. Non avere paura. Non sappiamo come andrà, quindi possiamo emozionarci quanto cazzo ci pare. Ci serve un miracolo. 7 mesi dopo, avevamo un piccolo miracolo biondo di nome Emery. Ero seduta al tavolo della cucina nel nuovo appartamento e stavo scrivendo al computer. Organizzavo 3 matrimoni contemporaneamente e aspettavo il nostro secondo figlio. Un maschietto. Si sarebbe chiamato Oden. E sarebbe stato un bambino grosso. Avevo un pancione enorme. Finalmente guadagnavo bene e mi stavo facendo un nome. E non è facile farsi un nome come organizzatrice di matrimoni a New York. La porta di casa si è aperta ed Emery è corsa dentro. Aveva 6 anni e i capelli ancora più chiari dei miei. Emery! Lasciami in pace! Cosa le prende? La nostra piccola Emery aveva un visetto dolce come quello della sua mamma, ma aveva ereditato il caratteraccio del padre. Ne parlo io. Quando ho bussato alla porta di Emery, lei ha sbuffato e si è lamentata, ma lui è entrato ugualmente e ha richiuso la porta. Che ti prende, piccolina?
Andy mi tratta male. Ah, davvero? Cosa ti fa? È cattiva, non voglio più essere amica sua. Beh, piccola, è una nostra parente, dovrai sopportarla. Non posso avere una famiglia nuova? No. Quando ero giovane anch'io volevo una famiglia diversa, ma non è così che funziona. Devi provare a essere felice con quella che hai. Se ne avessi una nuova, poi avresti un'altra mamma e un altro papà e... No, no! Vedi? Devi imparare ad accettare Eddie, anche se a volte è insopportabile. Come la tua mamma ha accettato il tuo papà, anche se ogni tanto era insopportabile pure lui. Tu sei insopportabile? Porca vacca se lo sono. Quando è uscito dalla stanza, mi ha trovata appoggiata alla parete del corridoio. La vita è dura in prima elementare. Sei così bravo con lei. Mi ha fatta girare di profilo e mi ha baciata con passione. Davvero, papà? Sì, davvero. Te l'ho detto, sei troppo piccola per andare in un posto come quello. Ma ho quasi 17 anni, è una gita scolastica. Zio Landon ha permesso a Eddie di andarci l'anno scorso. Non è giusto. Ho la media dell'8 e tu avevi detto che... Basta così, tesoro. Mi spiace, ma non puoi andare. A meno che tu mi voglia come accompagnatore. Neanche morta. Allora non farai questa gita. Ardyn, ne abbiamo già parlato. Andrà a quella gita, abbiamo già pagato. Oden entra in cucina con lo zaino in spalla e gli auricolari nelle orecchie. È appassionato di musica e arte. Oden dà un bacio sulla guancia alla madre e prende una mela dal bancone. Oden è affettuoso. Emery invece è impertinente. Nessuno dei due è migliore dell'altro. Sono piacevolmente diversi. Come siamo diventati genitori di questi due? Non ne ho la minima idea. Vieni qui. Inizio a massaggiarle le spalle e lei si rilassa subito. Si gira verso di me. I suoi occhi grigio-azzurri contengono ancora tanto amore per me, dopo tutti questi anni. Nonostante tutto, ce l'abbiamo fatta. Di qualsiasi cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la sua sono uguali. Sono ora disponibili le magliette e gli accessori di After. Trovate il link di acquisto in descrizione.